Allora abbiamo deciso insieme, con lui e con tutti gli altri, di fare una sorta di cultura diffusa, chiamiamola così, eh? Teatro diffuso, musica diffusa, la diffondiamo e via qui, adesso avremo anche altri luoghi. Gli mando un altro messaggio su WhatsApp e gli dico: senti, mi sono capito dei biglietti a gratis per andare a un teatro che c'ha però due palchi. Su uno fanno l'opera e su un altro fanno un concerto di Anna Oxa. Che mi ha risposto lei? Questo. Che voleva dire? Poteva essere tutte e due. Dove voleva andare? Oxa, opera, non ci ho capito niente. Ma ripensi mai a quel tempo, se mai ci fosse stato, quando eri tu, mutanda, senza malizia intatta, abluzioni alla lavanda, e ancora al gineceo, e lì sapesti bene, capisti ben, facesti, che l'intimo di standa non è quel pizzo in raso che a te vende Iolanda. L'intimo investimento deve essere d'eccezione, perché l'intimo in raso sarà per te lo scrigno, il primo e lui tra i pari la dignità del degno. Continuo suo è l'impegno, lottante sempre il sogno, per poi finire ancora nella rete tua di stagno. Ma di lui tu sei la figlia, o donna, e senza ritegno alcuno tu sei la donna ragno. Grazie.